Stadio provinciale di Trapani, Trapani-Picerno, due piazze diverse ma ugualmente ambiziose, guidate da due imprenditori innamorati, Valerio Antonini, innamorato di Trapani, Donato Curcio della sua Picerno. Il Trapani ha pareggiato con una rimonta in extremis a Foggia al debutto, netto 4-1, rifilato all'Avellino dal Picerno. Erroraccio del Trapani in fase di costruzione al 21esimo, ne approfitta Maiorino. L'ultimo errore è quello di Gelli. Maiorino e Lesto ritrova il gol che mancava dal 27 gennaio. Esordio da titolare per lui in stagione, esordio da titolare con gol. La replica del Trapani, Canute anticipa tutti sul primo palo, deposita sul fondo. Poi da calcio d'angolo Carraro, la carambola, la sfera finisce anche sul palo, Gilli allontana. Il Picerno si riaffaccia in avanti, Petito, il fendente respinto da Seculin. Canute sul finire del primo tempo, bel gioco di gambe, da posizione molto esterna, impegna Summa, ex di serata. A inizio ripresa, altra doccia gelata per il provinciale. Ottimo pallone di Petito, Maiorino sempre in agguato, doppietta personale per lui ed è già eguagliato il numero di gol della sua prima stagione al Picerno. Sono due i gol in questa annata, entrambi in questa speciale serata per lui. Karic in area di rigore per la replica del Trapani, Bifulco uscito dalla panchina non riesce a ribadire in porta, poi Spini e Lescano impegnano Summa in uscita, protesta anche Spini, l'ex Lumezzane anche lui subentrato. Sempre l'11, sempre Spini in acrobazia, facile la presa per Summa. Al 64esimo Volpicelli conclude l'opera con il tris del Picerno. Tre gol in due partite per Emilio Volpicelli con la nuova maglia del Picerno. Impatto devastante per lui, anche perché in entrambi i casi è subentrato ed in entrambi i casi è andato in gol. Karic, palo interno e poi Lescano, manca il tapin. Impietrito Summa. Poi Lescano da due passi, non trova lo specchio. Qui Lescano, anticipato invece da Pagliai. Negli spazi il Picerno prova a dilagare, energe. Conclusione a giro, alta sopra la traversa, con deviazione. In acrobazia, Lescano. Fuori di poco. Non è stata la sua miglior partita della carriera. Un Trapani in difficoltà contro un Picerno molto cinico. Per due volte Celiento nel recupero, ancora bravo Summa a tenere l'imbattibilità. 2-2 per il Picerno, 6 punti e 7 gol fatti, brusco stop per il Trapani.